tutto pronto, la sfida può avere inizio. È il giro di boa, la partita che segna l'inizio della seconda metà del campionato. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Alessandro. Scodella in avanti. Juventus ha disputato molte partite negli ultimi 7 giorni. Sì, l'allenatore farebbe bene, secondo me, anche a pensare un po' di rotazione tra i giocatori per far riposare i giocatori più stanchi e anche dare la possibilità alle seconde linee di trovare il ritmo partita. Alessandro. La Juventus ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Sturaro. Cristian Zapata prova immediatamente in avanti. Khedira. Il Genoa si trova in una situazione delicata. Il tecnico è sotto accusa a causa di alcune scelte discutibili. Sembra però avere ancora la fiducia della società. Le critiche fanno parte di questo mondo. Gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. In questo caso, devo dire la verità, Fabio, mi trovano anche d'accordo, perché il modo in cui ha messo in campo la squadra non mi ha assolutamente convinto. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. De Sciglio si è fatto trovare pronto. Khedira. Dybala. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Entrambe le formazioni stanno giocando al di sotto dei propri standard, ma basta un episodio per accendere questa sfida. Lungo passaggio in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Kwame cerca un'azione veloce. Appoggia il pallone largo con eleganza. Ottima giocata. Palla dentro di Payaz. Sbroglia la situazione. Cristiano Ronaldo. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Kwame riceve in ottima posizione. Hai visto, Fabio? I loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, e mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno. E colpisce! Il Genoa al calcio di punizione. Il portiere la spedisce su. Mette il turbo. Cristiano Ronaldo allarga il gioco sulle fasce. Miraschi prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Paolo Dybala. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. E fa un salvataggio molto efficace. La allontana con forza. Dybala scatta verso il pallone. Spazza il più lontano possibile. Alessandro. Decide di sfruttare la fascia. Bernardeschi riceve in posizione interessante. Grande questa parata! La butta via e fa respirare la difesa. Khedira riconquista la palla.
Ajax. Pallone lungo in verticale. Situazione spinosa. Kwame commette un'infrazione, prontamente sanzionato dall'arbitro. Ajax. C'è la palla lunga in avanti. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Paulo Dybala prova a prolungare. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Qui può partire il contropiede. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Beh, il finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. L'azione è già ripresa. La Juventus ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Da lì può concludere. C'è il tiro. Kwame. Non poteva fare molto altro. Riceve un pallone interessante. Non può sbagliare. Palla allontanata senza troppi complimenti. Gol Daniga. Sturaro. Recupera palla con un ottimo intervento. Arriva Cristiano Ronaldo. Prova a passare con un pallone profondo. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. La Juventus non ha avuto vita facile nell'ultimo turno, ma ha strappato comunque la vittoria. Kwame va a raccogliere il passaggio. C'è l'opportunità per il contropiede. Kwame. Ottengono una rimessa laterale. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Khedira. Cristiano Ronaldo. L'appoggio sulla fascia. Prova ad andare via con eleganza. Allontana il pericolo e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Si fa avanti sulla corsia di destra. Bernardeschi, palla in mezzo, volo d'angelo. Ottimo colpo di testa, fuori davvero di niente. Si è gettato sulla palla con convinzione, è mancata solo un po' di precisione. Partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro il quarto uomo. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Pandev apre l'alettone e deve far fronte alla pressione dell'avversario. Cristian Zapata. Barreca.
Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. Sceglie il lancio lungo. Bonucci. C'è il lungo pallone in avanti. Cristiano Ronaldo raccoglie un passaggio dalle retrovie. Barrega. Pandev. Miraschi tenta di scavalcare la mediana. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Matuidi. Decidono di giocarla all'indietro. Sturaro. Cristian Zapata. Barrega. La spinge in avanti. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Dybala. Cerca il passaggio profondo. Respinge il tentativo dell'avversario. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Di testa, traversa, ma non è finita. Ci prova di nuovo. Ha segnato. Questo è proprio il momento ideale per passare in vantaggio. Resta pochissimo tempo da giocare. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. De Sciglio con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Si riparte dall'1-0. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Cristiano Ronaldo. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Qualche istante e sarà tutto finito. Lungo, tenta la conclusione. Ottimo disimpegno, fondamentale. Lungo passaggio in avanti. Difesa ancora decisiva. Bernardeschi. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Schöne. Apertura ben calibrata. Sturaro deve fare in fretta. Non manca molto. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Questo errore potrebbe essergli fatale. Qui deve... Splendida reazione del portiere! È finita. Ci hanno provato fino in fondo. Hanno sfiorato proprio nel finale il gol del pareggio, ma non ce l'hanno fatta. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare.